lavoratori in piazza Venturina, al governo e all'Europa chiedono un piano di intervento straordinario per affrontare le conseguenze della guerra in Ucraina. Ci spostiamo a Venturina, in provincia di Livorno, per la manifestazione organizzata dalla Confederazione Italiana Agricoltori. Al centro della protesta i rincari di carburante e materie prime che stanno mettendo in difficoltà tutto il settore. Stefano Vidori. Un'azienda che in pochi mesi si trova raddoppiati i costi, io sfido qualunque imprenditore, grosso o piccolo che sia, a tirarne fuori le gambe. Preoccupati e anche un po' esasperati gli agricoltori italiani, la Confederazione Nazionale ha organizzato a Venturina Terme, in provincia di Livorno, la terza manifestazione interregionale, dopo quelle nel nord e nel sud del paese. A mobilitarsi adesso sono le regioni centrali, Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria. Sono venuti anche con tanto di trattori che hanno sfilato lungo le strade di Campiglia Marittima, di cui Venturina è frazione. Al centro della protesta, ovviamente, speculazioni e rincari in conseguenza della particolare congiuntura internazionale. Energia, carburante, ma non solo. Il costo dei concimi è aumentato del 300%, quello dei fertilizzanti del 170%, raddoppiato quello dei mangimi. Il presidente della Confederazione Italiana Agricoltori, Dino Scanavino, fa un primo bilancio dell'interlocuzione con lo Stato. Un intervento sul prezzo del gasolio, un intervento sul prezzo dell'energia, sui nostri mutui, liquidità, e abbiamo ottenuto delle cose. Ora chiediamo di essere garantiti rispetto a quello che noi stiamo facendo oggi. Noi seminiamo a dei costi mai visti. Dobbiamo entrare in un progetto che ci garantisca almeno di coprire i costi di produzione. I problemi attuali si sommano ad altri ormai di lunga data, primo fra tutti la proliferazione della fauna selvatica che ha provocato danni per centinaia di milioni di euro alle coltivazioni, oltretutto a creare molto timore, e la peste suina africana veicolata, si sospetta, proprio dai cinghiali, che sta colpendo duramente gli allevamenti di Piemonte e Liguria. 13 comuni della provincia di Massa Carrara sono già stati inseriti nella cosiddetta zona cuscinetto, che separa la zona rossa dell'epidemia dai territori non colpiti, dice il presidente CIE della Toscana, Valentino Berni. Ci dobbiamo mettere nell'ordine idee che dobbiamo gestire la nostra fauna dall'animale più grosso all'animale più piccolo, in modo tale che non creino danni ai nostri territori. Partirei perché voglio dire una cosa molto semplice. Oggi mi sento orgoglioso di essere presidente della CIA Toscana, mi sento orgoglioso di essere un agricoltore, perché oggi qui noi facciamo una cosa molto semplice: stiamo dicendo alle istituzioni che devono stabilire cosa vogliono dall'agricoltura. Vogliono che continuiamo a produrre o vogliono che chiudiamo tutte le nostre aziende? Ce lo devono dire, perché noi siamo stanchi. Non ce la facciamo più. Io ero nei pulcini dell'associazione quando si iniziava a ragionare del fatto che nei nostri territori avevamo dei problemi di gestione della fauna. Ora sono tra i senior, tra molto po' andrò in pensione. E ancora stiamo a parlare dei problemi sulla fauna. Siamo allucinati dall'incapacità e dalla non visione di quello che sta succedendo. Non ne possiamo più, ne siamo consapevoli. Qualche agricoltore un po' di tempo fa mi ha detto: il problema non è più nostro. L'abbiamo manifestato ovunque, abbiamo messo in questo mandato con il presidente, abbiamo fatto tutti gli emendamenti possibili e immaginabili alla 157. Se la politica le prende, le mette in un cassetto e non le mette in opera, è finito il nostro lavoro. Noi oggi siamo qui per ribadirlo con forza. Ora non ci fermiamo. Fin quando non viene cambiata la 157, noi non ci fermiamo, perché domattina vogliamo produrre e siamo stanchi di avere danni in continuazione nelle nostre aziende. Non è più sostenibile. Non è più sostenibile perché, scusatemi, lo so, in questo momento la Toscana non è toccata in maniera diretta dalla PSA. Però arriva un problema importante, una pandemia sui suini che mette in difficoltà i territori dove cade. Beh, lo sapete come funzionano i territori dove cade? No, è molto semplice. Abbiamo un vettore, porta la malattia, la distribuisce, lui può andare libero. Il suino che è controllato dentro l'allevamento deve essere abbattuto, anche se sano. Anzi, sono tutti sani, devono essere abbattuti entro 6 mesi. L'unica azione di contenimento che viene fatto... Si imposta un progetto di 300 km di recinzione sull'Appennino. Noi non riusciamo a proteggere nemmeno un ettaro
delle nostre colture recintate e pensate di bloccare i cinghiali con 300 km di recinzione? Sono soldi buttati. Noi questo non lo possiamo tollerare. Non lo possiamo tollerare. Quindi, o i politici si mettono in testa domattina di mettersi al tavolo insieme a noi e iniziare a gestire la fauna, perché per noi il problema non è, e ce lo dobbiamo dire in maniera chiara, forte, netta e nitida, non è solo gli ungulati, sono tutti gli animali. La non gestione della fauna porta alla distruzione degli animali. Questa è la realtà. E noi lo sappiamo in maniera chiara. Chiaramente la gestione va fatta per che cosa? Per il territorio dove vive. Abbiamo danni da predazioni, danni da ungulati, danni da tutti i corvidi che vanno a beccare le manichette. Sono infiniti i danni, non voglio star qui a raccontarli. Io oggi la chiudo così dicendo, l'Italia era un paese che era esportatrice di innovazione, di bellezza e di bontà. Vogliamo almeno mantenere la bontà, visto che quell'altro ce l'abbiamo debellati tutti? Quindi noi oggi qui siamo per ribadirlo con forza, e non ci fermeremo fin quando non raggiungeremo il risultato. Grazie a tutti, ringrazio fondamentalmente la sceneggiatura che ci ha ospitato, ma voi tutti avete partecipato perché siete bellissimi da qui. Grazie, grazie Valentino. Parliamo ora di una manifestazione degli agricoltori nel Livornese che protestano per i costi alti di carburanti e di concimi e per le numerose difficoltà che il settore incontra in questo momento. Stefano Vidori. L'agricoltura rischia di chiudere in questo momento e qui ci sono tanti occupati come lavoratori e quindi sarebbe anche un problema sociale da questo punto di vista. Preoccupati e anche un po' esasperati gli agricoltori italiani, la Confederazione Nazionale ha organizzato a Ventulina Terme, in provincia di Livorno, la terza manifestazione interregionale. Dopo quelle nel nord e nel sud del paese, a mobilitarsi adesso sono le regioni centrali, Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria. Sono venuti anche con tanto di trattori che hanno sfilato lungo le strade di Campiglia Marittima, di cui Ventulina è frazione. Al centro della protesta, ovviamente, speculazioni e rincari in conseguenza della particolare congiuntura internazionale. Energia, carburante, ma non solo. Il costo dei concimi è aumentato del 300%, quello dei fertilizzanti del 170%, raddoppiato quello dei mangimi. Il presidente della...